Ci siamo? Siamo in diretta, perfetto. October SNES, episodio 2. Ieri ci siamo. No, l'altro ieri ormai ci siamo lasciati con Final Fight 2 e oggi andiamo avanti, finiamo la saga 2D, perché dopo ci saranno altri capitoli un po' meno conosciuti e senza indugio metto full screen e andiamo con Final Fight 3. E poi vi comincio a spiegare qualcosina. Eccomi qua. Versione USA. Poi dopo spieghiamo le differenze. Speriamo mi si senta. Questa sembrerebbe la mappa di Metro City da lontano, dell'1. Vediamo cosa succede. Dopo che l'abbiamo sconfitti nell'1 a Metro City, speravamo che l'incubo fosse finito, ma... Ah, ma senza il controllo della Mad Gear, le Street Gangs stanno facendo un po' come gli pare. E alla fine di questa la Skycross regna suprema. E come al solito il buon Mike Haggar, sindaco, riceve la solita chiamata. E lui è nel suo ufficio riceve sempre la solita chiamata. Ecco, sempre lì. Oh, torna Guy, attenzione. Mentre lui si allenava nei successi di tutti i colori, come abbiamo visto qualche giorno fa. Ho imparato qualche mossa nuova. Eccola, nuovo personaggio, Lucia. Lucia. Non l'hai visto che Under Attack? Dalla finestra già si vedeva. Una grande rivolta ha fatto irruzione nel centro della città. Diamo una mossa qui, pensa che Metro City. Ok, già che ci sono, perché noi useremo Guy come nel primo capitolo. Poi attenzione, nuovo personaggio. Sempre così, arriva sempre uno all'ultimo. Ah, esatto, questo è misterioso, ma poi ve l'ha spiegato, adesso io non mi ricordo esattamente. Ma chi è questo? Tu non ti preoccupare. Visto che è October SNES. Hagar con il suo nuovo codino. E si va a picchiare di nuovo a Metro City. Mentre nel 2 abbiamo visto che è un po' un tour mondiale. Oh, guarda quanti video, sono contento. Tanta lore, ecco. Final Fight 3. Beh, tra l'altro bellissima questa soundtrack che io ve le segnalavo, no? Questa qua anche da molto bella. In giapponese è Final Fight 4 e c'era la schermata più figa. Ok, noi prendiamo start. C'è la modalità anche auto 2 play, ovvero che siamo aiutati da come se fosse un secondo player controllato dal computer. Andiamo a controllare. Vedi, puoi anche regolare il livello del partner dell'autoplay. Hold, cos'è che fa? Aspetta, attack, jump, extra joy, LR, hold, hold direction, figo. Non me lo ricordavo questo, anche perché mi dovevo ripassare le mosse, ma più o meno le so, dai. Noi giocheremo no a normal, tutto normal, che a differenza del primo capitolo avevamo fatto una cavolata. Abbiamo giocato la versione del Final Fight 2 qualche giorno fa, abbiamo sbagliato, perché abbiamo giocato la versione USA, quindi con gli sprite cambiati che non ci piacciono. Più l'ho giocata normale e ho scoperto che in verità, a parte una demo, che se finivo a expert potevamo vedere il filmato completo. Ok, qua fa vedere un po' i personaggi, ok. Poi io non so se fa vedere una biografia, appena finisce questa demo partiamo. Intanto volevo dire le ultime cose, ad Agar come vuole andare avanti. Comunque Agar è il solito grappler, Lucia comunque non lo so che qualità hanno, sinceramente, fa questa combo con i calci, Vin è quello un po' più grosso, perché c'è sto scaling strano? E Guy è il solito. Ok, se tu tieni di la direzione almeno è comodo. Ecco, profile of Agar. Ne guardiamo solo uno, lui è un politico, giustamente. Resort Care. Nella sua mise da Slam Buster,
Slam Master, no? Che è anche uno spin-off, cioè no, non è uno spin-off, è un picchiaduro a tema wrestling della Capcom. Okay. Noi skippiamo, uno play. Questo è il primo gioco ad avere quattro personaggi, quindi c'è Guy, il nuovo Dine, Lucia e il buon Hag. E noi torniamo con Guy, quindi sempre Bushin Ryu. E questa soundtrack mi piace troppo. Infatti qua abbiamo introdotto col doppio tocco, addirittura anche lo scatto all'indietro, la corsa. Abbiamo introdotto la corsa, che ormai era un must, no? Siamo nel 95 ormai. Questa è sempre esclusiva SNES. Per arcade non è uscito più niente. Quindi se io tengo la direzione, perché dopo i nostri amici con viene muore, possono. Adesso. Ecco, questa qua è essenzialissima. Perché la puoi combinare con la mezzaluna, lui fa questo colpo di panno. Che adesso vabbè l'ho superato. Esatto, puoi buttarli giù, insomma ci sono molti mossi. E un sacco di bibi che adesso vedremo. Questo cioè, sarebbe molto più da dire, da esplorare, ma noi adesso diciamo il più possibile. E tra l'altro è anche molto più facile dei due, perché io mi ricordo l'altra volta che ho finito Legit senza neanche proprio. No, aspetta, ok, questa è la mossa. Vabbè che l'altra volta l'ho finito con l'arcade stick e le mosse di. Sono dei bivi durante i livelli che possono variare il punto, possono variare addirittura il boss in certe occasioni, forse in un'occasione sola. Adesso io un po' me li ricordo, ma adesso facciamo una specie di run normale, insomma quel che capita accanto. Comunque il gioco è molto più facile, dicevo, l'ho finito l'altra volta per fare la prova, perché non mi ricordavo se era fattibile. Tutto tranquillo, senza quick save, proprio molto easy. Invece nel 2 ci siamo dovuti un po' impegnare, infatti mi stavo oggi allenando per vedere se si poteva fare expert e farvi vedere il finale segreto. Poi anche qui Andor è molto più scarso. Oh, vabbè. Vedi, se io continuo la combo con questo palmo, che se non c'ha altre mosse, sì, c'ha la super che è ben diversa e può consumare la barra. Qua si possa andare, no, vero? Però i punti vivi sono delle cose del genere. Nella versione USA qua non ci sono dei cambi di sprite, ma c'è un cambio di palette di uno sprite, quindi non ci sono donne che diventano uomini come nel 2 o anche nell'1, perché in alcune versioni Poison e Roxy sono state sostituite. Qua le donne possono essere dei nemici, però alcune varianti di nemici avevano la pelle scura, e invece adesso in questa versione che giochiamo noi solo la pelle chiara, perché faceva brutto menare gli afroamericani, così ho letto. E quindi hanno rimesso tutti white people, diciamo, per questioni di censura. Oh, enunciato, che finisce. Anche qua animazioni. No, l'ho già perso. Animazioni uniche, non è che tipo come negli altri giochi, insomma, gli appare nella mano ed è come se non ce l'avesse, fa una mossa unica, fa proprio una mossa nuova. Comunque, nonostante ho detto che è più semplice, è di spiegare, e puoi anche buttarlo giù, e questa è un'ottima soluzione. Torna sempre l'attacco quello verso il basso che abbiamo abusato nella prima versione. Ecco, e c'è il pulotto che ricorda quello del 1, ma non è lui. Oh, l'hanno incastrato qui. Sai perché? Perché stavo tentando di fare la mossa. Invece questa toglie una sbacco, adesso faccio vedere. Intanto ho appena riguadagnato la vita persa.
Dai, due vite così. Tu lo puoi incastrare per dire così, adesso vedi. Vedi che roba, tutta la vita mi fa. Eh sì, perché streamando è tutta un'altra questione. Poi c'è un video, se non sbaglio, tra una missione e l'altra. Questa è sempre la birra dell'altra volta. Quindi la rivolta era solo lo smoke screen, cioè un diversivo. Quindi capito, la stand cross era per tenere a bada i poliziotti mentre facevano fuggire i loro membri di prigione. Cosa ci devi dire, poi non si sapeva come si chiamava, ovvero noi l'avevamo visto nella selezione di personaggi. Lui era solo un combattente da strada, ma ha rifiutato di entrare in Skull Class e hanno sterminato la sua famiglia, madonna, per me. E quindi andiamo a cacciare ogni singolo e fargliela pagare, ottima mossa. Poi lui è uno sprite gigantissimo. Ecco qua c'è un altro tipo di c'è un video, c'è il primo video se non sbaglio. Non c'ho purtroppo figo sul treno, che roba. Becca distanza. Intanto ce l'ho anch'io, diciamo. Ma cavolo, qua le armi le perdi subito. Cavolo di... Bello che puoi tenere la direzione, forse per fare la mossa speciale. Comunque anche correndo per fare una combo niente male, se Johnny non prende un peso, tipo ta ta ta. Chi mi ha tolto la super forse questa mossa. L'attacco in corsa è molto forte. Però si senta tutto bene. Oggi c'è poca affluenza. Sa che è un po' bagnato. Poi segreti non ne so molto, ormai sono diventato più esperto del 2 che del 3. Questo è verde addirittura. Quindi i verdi si possono menare, ma non vedo la progressione. Cioè, un po' ste polemiche, vabbè, dici erano altri tempi, ho capito, però eccola la mossa speciale. Sono che se devi menare vieni tutti, cioè nel senso è sempre sbagliato menare, però nel senso è troppo, se ci sono dei nemici di un certo tipo lasciali così, no? Tanto è ovvio che non è per cattiveria che si fanno queste cose. Per avere più damage praticamente la fiamma deve essere proprio sullo sprite, la hitbox. So che in effetti con sto pezzo non l'avevo mai riprovato, mi è un po' scomodino farla. L'altra volta l'ho provato tutti con l'arcade stick e mi dava un gusto a fare la mossa. Cosa succede con la mossa strana? No, però li puoi fare, come abbiamo visto adesso, il suplex, che toglie di più magari, insomma ci sono diverse situation. Okay. Tipo qua, se io mi sconfigo, però esatto, rompendo la porta, buttandoci i nemici, posso cliccare su e andare su. E c'è il bar, il boss è lo stesso, però magari arrivi prima, almeno boh, c'è uno scenario diverso. Vediamo fare di più.
Mi ha dato pure una vita oltre che curarmi per tutto. Oh. Comunque i danni sono molto ridotti, però questi ti pigliano sempre. Sono contento che ho avuto la mossa speciale perché... Ecco, questo è il boss della sicurezza, il colmo. Ecco, tornano giustamente i nemici femminili, come dicevamo, non sono stati censurati in questa versione. Quindi sono il Poison, la Poison e la Roxy della sicurezza. Giocandoli mi piace molto di più le due, no, vabbè, quel 3 è fenomenale. Poi ci sono i video, c'è qualche video? No. E che infatti mi sono ricordato che per aprire i vivi bisogna lanciarci la gente, tipo vabbè qua se lanci la gente sbatti le vetrate, ma non è un video questo, non può entrare al concessione. Questa è la mia colorazione preferita del colore. Rosa e comunque come al solito dire. Allora qua è il disegnatore del terzo capitolo, non so se anche dei primi due, non me lo ricordo, ma il primo è Akimov. Questa volta diciamo il character design è curato da Bendus, che è un disegnatore storico anche della Capcom. Quindi si era lavorato anche per SNK, perché molti facevano tutte e due, ma no? Sinceramente più di dirvi una cavolata perché dire solo tanto. Questa si spacca. Forse se ci lancio qualcuno. La mossa speciale forse a volte non è che viene a caso, solo che mi sa che devo già prenderlo e fare la mezza luna, non mi ricordo, dovevo rileggerlo, però comunque l'avete vista, è quella che mi dà tutti i pugni a raffica. Poi non è sinceramente così forte, conviene fare questa fiammetta. Ah, qua c'era una variante, se non prendi il bus. Se no, e cambiava addirittura il boss, ma dopo quando ci gioco vedo, ma caspita, non è il boss, come si fa a non prenderlo? Dovevo spaccare qualcosa, e poi se devo spaccare la ferrovia, devo fermare. E magari non arrivava, chissà. Io avrei fatto così, perché una volta buttava una tentativa. Oh, Diamond. Cavoli qui, vedi tipo anche i tizi bellici ci sono un po' scarsini, cioè te, vabbè adesso ho capito, però prima è bastato anticiparlo con il pugno, perché Guy c'ha un ring con questo pugno, la sua solita combo storica. Fat Jack, Flex. Ah sì, se ti vengono dall'altalena ovviamente non li puoi intercettare, ma se ti vengono dritti per dritti ovviamente sì. Questa volta puoi intercettare. No, qua non c'è.
c'è l'elettricista, quello che suona le fiori, non ce ne suona le fiori. Ma molto più c'è Andor, il nostro libro storico, che qua è molto più scarso, chissà perché l'hanno fatto così scarso, cioè proprio, non mi ricordo adesso che un po' che ho fatto la prova, fa sempre la sua affettata, però vabbè, forse perché abbiamo noi un pull più esagerato di mostri. A fare una cosa, ma poi mi ricordo addirittura quando facevo le prove Andor si può colpire mentre si rialza, che scendiamo dal bus, invece sugli altri ti fa, è invincibile e ti colpisce. Qua c'è qualche segreto, no? Forse è la prima volta che prendo il bus, perché non mi ricordo questo scenario. Io l'ho preso l'altra volta, forse questi giorni non mi ricordo questo pezzo. Vabbè, vediamo che boss c'è, perché sono due boss differenti, solo in questo caso forse mi pare di aver letto. Questi sono storditi, questa qui così. Esatto, se ne butti giù, vedi che cambiamo. No, beh, volevo vedere se si poteva fare il suplex, no, solo Hagar c'era anche la. No, beh, il pile driver sì. Cioè il pile driver c'era solo Hagar, però. Oh! No. Ah, la mossa speciale era su tondo, ok. Cioè su tondo, su quel tasto a sinistra, vabbè. Cioè togli metà vita quello lì incredibile, oltre che gli blocchi la vita. Sento a una certa distanza deve essere. Perfetto, combo completa. Uno poteva andare avanti così semplicemente. Si fa mezzaluna colpo, tranquillamente. Invece Lucia c'ha l'altro attacco che col movimento Shoryuken che fa questi calci volanti, che poi è la mossa che poi l'hanno dato anche su Street Fighter 5, vero? Perché lo ricordiamo che è stata introdotta sul 5. Si salta su. E chi c'è qui? Ah, che altro l'avevo visto, mi sa. Matto come un cavallo. Oh, fortissimo. Sono questi personaggi molto più goffi degli altri cattivi. No, ma penso più da lui. Da chiavi presi di te. Devo cercare di tenerli sulla stessa linea, se no. No, ho sbagliato. Lost. Cioè alla fine se uno sta attento che fa? Okay. Non perde
adesso solo due vite, siamo a c'è un video? No. Quanti round ci sono sul 3? Mi pare 6. 6 stage. Questa è la Chinatown della situation. No, questi qui sono tremendi, quelli piccoli. Ti ricordi? Oh, oh! Quando mi colpiscono, non mi ok, andiamo. Qua c'è qualche altro, se potevo andare nel suo volto. Fritz, l'amico Fritz. È vero, forse potevo scendere qua dietro, no? Ecco la mossa speciale. Ma forse non ho capito come la faccio sempre casualmente. Io da piccolo mi veniva con la tastiera, mi veniva spesso. Quasi che è tipo avanti indietro, perché quando faccio indietro mi viene, non so. Perché adesso non ce l'ho, non ce ne chiederò. Qua la gente la puoi colpire appena risale, quindi uno che lui non mi carica dovrei colpire. Abbiamo già riguadagnato una vita, quindi è tutto potente. Invece la prossima volta potremo un po' più tostarello, quasi in blind run, tratto da un cartone animato che davano anche da noi, però il gioco non è mai uscito in Occidente. Saliamo sulle scalette. Ah sì, questo me lo ricordo. Di tipica maschera cinese, Metro City, classica città americana, dove c'è anche Chinatown. Ah, qua ho capito poi chi è il boss, adesso non ci fai pensare. Qualcosa, speriamo tutto ok, proprio vado avanti, perché io vedo solo il fusto, vedo quello che voi vedete, praticamente la chat ce l'ho su telefono. Io l'uno, la live ho visto durata un'oretta e mezza tra spiegazioni e cose varie. Eccola la combo in corsa, bellissima. È stata per me di meno perché mi intercettano sempre. Volevi tra l'altro non volevo. No. We'll be right back.
cinesi. O oh, you can eat qua o oh, you can fare, o you can eat. Fa la carica, lo sapevo. Si scansa di c'è solo che perso, basta. Ecco, questa mi sa che era la variante di Andor, che doveva essere scura di pelle, ma in questa versione non l'ha fatto così. Andor non agisce più come una volta. Ah!
Invece, mamma mia, avevo paura che non mi venisse questo pad, mi devo concentrare un attimo. Quindi almeno mi ricarica la vita, mi ricarica la barra di energia di questa ultima vita. Però non è l'ultimo credito, ovviamente abbiamo diversi crediti, comunque siamo quasi alla fine, a round 5. C'è qualche variante, no? Qualche porta da aprire. Ok, si introduce anche il sospetto qua, cioè non fa mai niente, ma quando fa c'ha una scivolata. Quindi lo usa quando usa la mazza da bimbo, però poi la sbatte. Ma noi non facciamo niente. Vale, tutta la vita l'ho tolto, okay. Il nostro amico Fritz Tora ci ha ucciso più sui compagni che me. Nazista bastardo. Via via. No, non volevo fare la mossa. Quando l'ho provato con la Kid Stick facevo molte più volte questa ed era veramente un massacrone. Speriamo che prima di perdere quest'ultima vita passiamo un checkpoint per ci fare parte da lì. Di solito è il cambio di sessione. No, sono troppo circondato. Qua pieno di varianti, tipo se io lancio un tizio qui, ecco appunto, due mi ci lanciano a me, io ci vado, infatti vedi, si blocca il punto per un attimo perché vuol dire che deve caricare. Ci sono queste stanze extra dove io morirò, cioè appena sono arrivato pugno in faccia, vero? Ah, ho preso una vita extra che ho perso subito praticamente, e c'è stato un super guadagno. No, vabbè. È utile perché a quest'ora avrei dovuto riavviare il livello. Bravissima, così io ci rientro. Sento, i segreti sono dietro gli oggetti in foreground. Ma
una variabile, non so se l'avevo presa. Andavi direttamente qui. Però qua c'è, ah sì, che me l'ha preso un buio. Qua si distingue tutti questi ruoli, no? Magari cambia il nuovo ruolo. Io non ne ho saltato, tipo adesso provo a fare di tutto. Aspetto un nemico qui. Perfetto. Così li ho spaccati tutti, chissà se cambia qualcosa. Ce lo vedo, lo potrebbe cambiare. Come round 5 qui, eh? Quindi distruggendo quello. Abbiamo schippato qualche boss. Gai c'era su, infatti su Street Fighter Alpha, poi c'era anche su Street Fighter 4, però non penso tornerà nel 6 perché c'è Kimberly che ha lo stesso suono di sempre, però è ragazzino, no? Come si dice, le bombolette. Io inizialmente non avevo riconosciuto che era lo stesso moveset. No, fa continuare. Certamente sì. Solita morte così. Ok. Da dove? Dalla scalinata qui, esatto. Solito continuo con la morte. Un attimo, mi ha preso male. Faccio un quick save, non sai perché. Faccio come magari non so se parla qualcosa, non si dà pensare qui. Giusto per precauzione, infatti mi deve... Eccola la mossa. Ah, forse si fa con la mezzanotte di dietro. Una sesta vita quando arriviamo a 1 milione per circa. Ma perché ho perso questa gentaglia? Ecco come corsa.
milioni, perché ogni 100.000, poi dipende dal gioco, di solito è ogni 100.000 la vita, poi tipo su Final Fight 2 mi sa che la prima volta, dopo 100.000 avere tutte le altre, su 100.000 adesso, su 100.000, cioè con il doppio ci vuole, oppure c'è chi negli archivi potevi, ho visto impostare che è esponenziale, tipo la prima volta per fare una vita extra ci vuole 100.000, poi 200, poi 300, poi 300, poi dopo magari c'è un fisso tipo arriva a 500. Mi sento casualmente, pure stizzo l'attacco finale. No, ma come? Comunque vabbè, le mezzalune si fanno abbastanza bene. Infatti io porterò anche dei picchiaduro per controllare, quindi c'è anche i personaggi a carica, si giocano bene. Oh, qua c'è una porta, vedi, questo tipo sembra l'esoscheletro di Ani. Adesso se avete visto prima la finza, infatti anche lì c'è il fucile di Alien, non so. Oh, perfetto, mi ha aperto la porta. C'è il fucile di Alien, si sa perché. È proprio quello, non è che... Cioè, il design è quello. Ah, questo è di cosa? È una vita extra. Con i classici simboletti di campo. E anche c'erano anche sulla selezione della modalità su Street Fighter 2, perché i simboletti sono di giochi, per esempio il cerchio arancione con la croce e di quello con gli aerei, secondo me che mi confondo sempre qual è quello della Capcom, sa? No, non è la serie di l'ascensore tipico di chiedere un esperimento, ma che non è che mi sa che o c'è dopo o non c'è più. Oh, non capisco quella cosa prima di generatore, perché l'altra volta non ero riuscito a romperli tutti. E forse c'era un boss al round 5. Forse lo sapevo che mi avrebbe peggiorato
una situation, ognuno faceva del comunque, se uno streama meglio far vedere un boss di più, però vabbè, alcuni giochi devi fare tipo Final Fantasy 2, appunto lo facciamo in giapponese expert, che già ho visto oggi che si poteva fare, non perché in giapponese, ma perché era expert, devi vedere il finale insieme, adesso lo vediamo. No, vabbè, solo per vedere i giochi del Super Nintendo, capirai, non è che... Oh, eccolo, il pezzo sull'ascensore, ci mancava, che era pieno di questi, poi mi ricordo, era proprio... Bellissimo. Questo è tipo il tema era anche sempre parlando di soundtrack nel gioco di Power Rangers che vedremo, ne vedremo più di uno forse, c'è una musica di primo livello veramente bella, poi mi ricordo forse l'ha fatta uno che si conosce, ok dai siamo quasi all'ultimo piano, però c'è il tappeto rosso nei giochi, soprattutto in sempre vuol dire che ci siamo, cioè siamo dal cattivone, capito, che sta sul palazzo di mettersi. E quando capisco molto questo non mi viene la mossa, sono poi un po' più. Ma perché il tasto perde, come ho detto nella prima puntata, non è male per niente, vedo che l'ho pagato, cioè si riesce tutto a tutto. Pensavo non fosse reattivo, invece... Oh, sono morto.
cicci con la vita, più della gialla ci sia il boss. Poi facciamo più il save per sicurezza, in caso si riparla qualcosa. Tanto questa è il terzo finale, si stanno giocando i soldati migliori. Oh. Skycross Gang, in verità c'è un generale militare, giustamente rippato, generale Black, no, non so come, se, che titolo ha il colonnello. Thank you.
è la vita beige, perché siamo già a buon punto. Qui c'è bianca, blu, e guarda, già un massacrone sta. Posso anche cazzeggiare. Ah, ecco, vai un po'. Danger. Esatto, adesso sono tornato. Con la mossa finale ce l'ho finita. Next level, ma io mi sono informato, non mi pare che non ci sia un true ending, però vedremo. Comunque oggi era solo per farvi vedere Final Fight 3, così abbiamo completato la saga. Ritorniamo alla schermata principale. Non so se c'era altro da dire di interessante. Qua cosa dice? Devo premere? No, ma mi sa che io vi lascio con questa schermata qua. E questo è Final Fight 3, abbiamo finito la saga, si può dire, la vera saga, perché poi dicevo c'è Streetwise per PS2, che è stato un po' la pecora nera, anche se lo volevo giocare al tempo, no? Però si può tranquillamente skippare. Sto digerendo la birra, ok. E dove siamo rimasti? Sì, il prossimo gioco potrebbe essere del Famicom, quindi esclusiva giapponese, ma adesso vedremo. Io tolgo... Posso rimanere così, tolgo alt e invio. A voi vi è cambiata la ratio, forse, non importa. E con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio di October SNES. Boh.